Benvenuti in questo nuovo episodio di Parole a Maglia. Per chi non mi conoscesse, sono Francesca e, come tante altre persone, ho la passione della maglia e da qualche anno sono qui su YouTube per raccontarvi ogni volta un aspetto di questo mondo. A volte qualcosa di tecnico, a volte parlo semplicemente di quello che mi passa in mente. Ma spero in ogni caso di potervi fare compagnia e, perché no, riflettere insieme a me. Questo mese di settembre, che ormai sta per finire, l'ho trascorso soprattutto a lavorare calzini. Ma nell'ultimo episodio, avevo promesso di farvi vedere finalmente il Green Machine terminato. Eccolo qui. Devo dire che l'ho fatto leggermente più corto dell'originale, ma ho trovato un vestitino estivo dello stesso colore sul quale indossarlo e mi piace molto. Ovviamente siamo a fine stagione, quindi me lo godrò l'estate prossima. Ma torniamo ai calzini. Lunedì scorso ho pubblicato la collezione 1910, che comprende tre modelli. L'ispirazione è la Belle Époque, sia dal punto di vista architettonico che poetico e musicale. Nella collezione, che è scaricabile da Ravelry a pagamento, cerco di addentrarmi meglio in qualche dettaglio storico. Però ho voluto dare a tutti la possibilità di scaricare i singoli modelli in forma gratuita. Quindi vi invito ad andare a visionarli, poi se lo desiderate potete anche acquistarli come collezione. Ma qui voglio soprattutto raccontarvi perché ho scelto questo tema. Mesi fa ho partecipato a una submission, di un noto giornale di maglia internazionale, ma il progetto che ho presentato non ha superato le selezioni. La submission, per chi non lo sapesse, è una sorta di chiamata per tutti coloro che desiderano che il proprio progetto venga pubblicato su un giornale che appunto fa la submission. Il modello che ho sottoposto all'attenzione della redazione era il calzino Liberty. Ed il tema della submission era proprio la Belle Époque. Quindi ho deciso di trasformare questo fallimento in qualcosa di produttivo e di creare qualcosa di migliore, completo e anche un pochettino più fruibile per tutti. Ecco quindi la collezione dei tre modelli e soprattutto l'approfondimento del tema in questione. Come avete potuto notare, non mi vergogno di non aver superato le selezioni. La vita è fatta di mille cadute, di mille cose che non vanno, a cui però segue sempre la possibilità di risollevarsi, ovviamente. Io amo lavorare a maglia e dare un senso a quello che faccio, quindi oggi l'argomento sono proprio i fallimenti. E soprattutto l'atto di riconoscerli per quello che sono, fallimenti, non minimizzarli, non nasconderli e poi però andare oltre. Ecco perché oggi vi propongo qualche strategia per poter affrontare certe situazioni sgradevoli. E lo faccio raccontandovi quelli che sono i 10 consigli riportati sul sito internet di Very Well Mind, che è un'associazione di specialisti che si occupa di salute mentale e di benessere. L'articolo di cui vi metto il link nell'info box si intitola 10 modi sani per affrontare il fallimento e si concentra soprattutto sul fatto che un determinato evento fallimentare possa indurci a generalizzare e a credere di essere dei falliti.
Il che, se ci pensate bene, non è razionale, eppure il rischio esiste. Perché quindi succede questa cosa? L'articolo che vi riporto per sommi capi dice che ci sono molte ragioni psicologiche per cui potresti sentirti un fallito, ma nella pratica cosa puoi fare per sentirti meglio? Prima di tutto è importante riconoscere che tutti prima o poi falliamo, ma questo non ci rende dei falliti, significa solo che siamo umani e che questa volta le cose non hanno funzionato. Ma andiamo con ordine. Punto 1. Riconosci le tue emozioni. Il fallimento è spesso accompagnato da una varietà di emozioni: imbarazzo, ansia, rabbia, tristezza, vergogna. Questi sentimenti sono sgradevoli e molte persone fanno tutto il possibile per sfuggire a questo disagio emotivo. Una strategia è quella di nascondere a sé e agli altri il fallimento e le relative emozioni che procura questo fallimento. Però gli ultimi studi invece sostengono che non dovremmo cercare di far finta di niente e quindi riconoscere le proprie emozioni, pensare sono deluso, mi spiace che questo non abbia funzionato, cioè pensare alle proprie emozioni piuttosto che al fallimento stesso può essere molto utile. Punto 2. Evita i tentativi malsani di ridurre il dolore. Potresti essere tentato di dire, bah, comunque non volevo quel lavoro. Però minimizzare il dolore non lo fa andare via. E anche distrarci o riempire il vuoto che sentiamo con cibo, droghe, alcol, zuccheri. Non guarirà il nostro dolore. Queste cose ci forniranno solo un sollievo temporaneo e alla fine peggioreranno la situazione. Punto 3. Mettere in atto delle buone pratiche. Chiamare un amico, un'amica, praticare la respirazione profonda. Fare un bagno rilassante, fare una passeggiata nel verde, giocare con il proprio animale domestico. Sono soltanto alcuni degli esempi di modi sani per affrontare il dolore. Tuttavia, non tutte le abilità di coping, come vengono chiamate queste buone pratiche, funzionano per tutti. Quindi è importante trovare cosa fa per noi. E un buon consiglio pratico per evitare di cadere in comportamenti poco sani, come fumare una sigaretta dietro l'altra o mangiare cibo spazzatura, è quello di creare un elenco di comportamenti virtuosi possibili e di appenderlo in un posto ben visibile, in modo da ricordare a noi stessi quali sono le strategie più sane a cui possiamo ricorrere quando ci sentiamo male. Punto 4. Riconoscere l'irrazionalità di certe convinzioni che abbiamo sul fallimento. Se pensiamo che il fallimento significhi non avremo mai successo o che se falliamo non piaceremo a nessuno, stiamo seguendo un filo di pensieri del tutto irrazionale. Questo tipo di convinzioni, purtroppo, che abbiamo un po' tutti, diciamolo, sono però imprecise e possono impedirci di fare cose. Perché? Perché potremmo non avere successo facendole. È importante identificare le convinzioni irrazionali che potrebbero influenzare i nostri sentimenti e i nostri comportamenti.
Punto 5. Sviluppa pensieri realistici e positivi, ovvero vedere il fallimento come qualcosa di specifico ed esterno piuttosto che di qualcosa di interno a noi stessi. E possiamo farlo come? Ripetendoci determinate frasi, come ad esempio: il fallimento è un segno che sto sfidando me stesso a fare qualcosa di difficile. Oppure sono in grado di gestire il fallimento. Oppure posso imparare dai miei fallimenti. Punto 5. Accetta un livello di responsabilità del fallimento adeguato, ovvero bisogna riconoscere eventuali proprie responsabilità nel fallimento, ma al contempo non assumerne la colpa, che non significa incolpare altre persone oppure le circostanze sfortunate. Perché? Perché questo ci impedisce di imparare dal fallimento. Quindi cerchiamo spiegazioni e non colpe e non scuse e identifichiamo le ragioni per cui abbiamo fallito e riconosciamo cosa possiamo fare diversamente la prossima volta. Punto 7. Guarda i fallimenti delle persone famose. Da Thomas Edison a Walt Disney, metteteci quello che volete, non mancano i fallimenti famosi. E andando a guardare le storie di tanti personaggi, si scopre che la loro vita è costellata di fallimenti. Quindi andare a leggere le loro vite può essere utile. Molte persone di successo continuano a fallire regolarmente. Gli attori vengono rifiutati per i ruoli, gli atleti vengono esclusi dalla squadra. Punto 8. Chiediti cosa puoi imparare dal fallimento. Identifica l'errore che hai fatto, analizzalo e pensa cosa potresti fare la prossima volta. Invece di vedere il fallimento come un peso che ci opprime, consideriamolo come un trampolino di lancio verso nuovi obiettivi. Punto 9. Crea un piano per andare avanti. Una volta identificati gli errori, analizzati, possiamo essere pronti per fare un piano per andare avanti, per fare altre cose. Soffermarsi sui problemi o rimuginare sugli errori ovviamente ci blocca, quindi smettiamo di pensare sono un fallimento e concentriamoci invece sul pensiero sono capace di riprovarci. Punto 10. Affronta la tua paura di fallire. Affrontare le proprie paure può essere la chiave per ridurre un certo disagio. E dobbiamo uscire dalla nostra comfort zone e fare cose che potrebbero generare un fallimento. Col tempo, infatti, si impara che il fallimento non è così grave come potremmo immaginare. Osare e sperimentare il fallimento ci aiuta anche a superarlo. Bene, spero di non avervi annoiato, ma penso che l'argomento sia molto importante perché si parla tanto di salute mentale, ma poi rimaniamo schiavi di certi cliché che ci vogliono sempre perfetti. Di successo, di grande successo e soprattutto molto, molto felici. E così dobbiamo apparire al mondo, soprattutto sui social.
altrimenti potremmo essere considerati dei falliti. A presto.